Trieste è il luogo che ho nel cuore e questa l'unica preferenza espressa da un bimbo di 7 anni e che ha indotto i giudici del Tribunale dei Minori a emettere una sentenza favorevole alla sua permanenza in Italia nell'ambito di una causa fra i genitori, lui triestino e lei sudamericana, per l'affidamento del piccolo. Come si legge nella sentenza depositata oggi, molto peso ha avuto la perizia redatta da una psicologa alla quale il Tribunale aveva chiesto di verificare se il bambino avesse capacità di discernimento rispetto a quanto gli stava accadendo. La Consulente ha riferito che, pur non essendo mai stato chiamato ad esprimere una preferenza diretta tra la mamma e papà, il bimbo ha sempre indicato di considerare quale sua unica dimora l'attuale abitazione nel capoluogo Giuliano e nei suoi attuali amici e compagni di classe gli affetti più cari, senza mai citare alcuna affinità con il Sud America, elemento che è passo assente dalla sua visione attuale. Ancora, tra i motivi della decisione, i giudici indicano il fatto che esiste un rischio di grave pregiudizio per il bambino nel caso in cui venisse rimandato oltreoceano, in quanto non c'è la certezza della garanzia per il minore di poter beneficiare della fondamentale bigenitorialità. Molto soddisfatti ovviamente gli avvocati Crivellari e Gipone che hanno patrocinato il padre del bimbo conteso perché, affermano i due legali, questa decisione pone in primo piano il fondamentale interesse del bambino a rimanere nel paese in cui è nato, di cui ha la cittadinanza e dove è cresciuto negli ultimi quattro anni. I giudici hanno evidenziato la presenza di un legame consolidato tra padre e figlio, hanno aggiunto, e la sussistenza di un rischio concreto di definitiva perdita. Della la fondamentale figura paterna, qualora ci fosse stato il trasferimento nel paese di origine della madre. Madre che è bene ricordarlo aveva subito una condanna a otto mesi per sottrazione internazionale di minore perché, fingendo di partire con il bimbo per una vacanza nel suo paese d'origine, non aveva più fatto rientro in Italia. Un rischio che, al contrario, non esiste qui, hanno concluso i legali, poiché sono state rilasciate tutte le garanzie affinché la madre possa continuare a svolgere il proprio ruolo.